tua. Bentornati sul tappeto volante domenicale, come sempre, come ogni sera, Rita Forte. Grazie cari amici, buonasera. Grazie. La vostra incantevole padrona di casa, Melba Ruffo. Buonasera amici, benvenuti. E i nostri ospiti che vi presento molto volentieri. Dunque, da dove cominciamo? Cominciamo da questo divano e cominciamo quindi da Livia Azzariti. Oh, eccola qui, guardate, grazie. Quant'è carina. A quest'ora di notte in piedi. A quest'ora, fuori orario per me, ma insomma. E Luca Giurato? Luca Giurato non so se sta già dormendo. Sei intera, sì, non ti è successo niente, no. Non ha rotto nulla. No, 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 sto benissimo. Luca è un adorato compagno di lavoro. È molto simpatico, un bravissimo giornalista, è una persona di straordinaria simpatia. Grandissima simpatia. Devo dire al nostro pubblico che questa sera avremo la possibilità di assistere ad un evento che ha un suo sapore di eccezionalità. Assisteremo ad uno spogliarello di Livia Azzariti. No, vabbè, non esagerare. No, noi abbiamo, so, vedi, so Giove Covatta è entusiasta per la prospettiva. Noi abbiamo dei materiali registrati, ecco, c'è proprio anche la musica di 9 settimane e mezzo. Sì. La parte di Richard, come si chiama? Gir. La parte di Richard Gir la fa Luca Giurato, che guarda. E sì, insomma, però posso dire che non Richard Gir, 9 settimane e mezzo? Mickey Rourke, io direi. Bravo. Ecco, allora chi è che ha detto Richard Gere? Ma sì, è stato te che hai detto allora, Richard Gere. Allora, la parte di quello lì che sta a guardare, sì, lì inginocchiato, la fa ovviamente Luca. Uh-huh. E sono immagini che vi impressionano. Ma l'avete presa senza il mio consenso? No, tu probabilmente sai che esistono. Sì, certo. Noi le useremo e devo dire che vi stupiranno molto, perché sì, è una cosa che nessuno immaginerebbe. No. Dottoressa Azzariti, è vero che continua ad andare a studio, perché i nostri amici sanno che tu sei medico, è vero che ogni tanto vai a studio ogni settimana? Ogni settimana, ogni sì, settimana. Sì, ci vado, è vero. E il tuo studio è in un quartiere di Roma? Sì, sì, ma io non amo parlare perché sembra se che no, uno si faccia pubblicità, invece sono due cose che tengo distinte. Ti sei specializzata o no? Sì, in qualcosa, sì. Mi sono specializzata in anestesia e rianimazione a suo tempo, sì. Molto bene, benvenuta, è un piacere averti con è noi. Un piacere devo per dire me che stare io qui ho visto la copertina di che? La copertina del. Ecco, sette. Del Corriere della Sette, del Corriere della Sera. Grazie. E risplendila. Grazie, grazie. Proprio davvero. Ma questo è tutto dovuto a Indro Montanelli. Che fa il fotografo. No! Che mi ha dato una delle più belle soddisfazioni della mia carriera televisiva. Indro Montanelli, sì, mi pare che abbia espresso dei giudizi molto lusinghieri sulla nostra Livia, quindi il Corriere della Sera poi ha dedicato questa copertina e ha fatto molto bene, perché eri davvero stupenda. Allora, accanto a Livia c'è una mia grande passione, il giornalismo televisivo, Carmella Sorella. Naturalmente non sono solo ad avere questa passione per Carmen, che è amatissima da tutto il pubblico della televisione e che stiamo per vedere in
Non si chiamerà più, mi dicevi? No, non si chiamerà più Seconda Serata, è questo spazio che va dopo il film o dopo lo spettacolo, insomma, nella fascia che comincia 22:30. Alle 23, grosso 23, modo, circa, sì. E che quindi occuperà circa un'ora, diciamo una cinquantina di minuti. È un'esperienza nuova. E per che titolo me. Avrà? Non ce lo puoi dire? Il titolo ancora non ve lo posso dire. Però lo conosci? Sì e no, ci stiamo lavorando per voi. Su quali ipotesi state lavorando? E qui devo dire che è un po' complicata la cosa. Due o tre titoli, dici no, due no, o tre no, titoli? No, 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 non bisogna mai bruciare poi delle cose, perché poi sono quelle, se le bruci sono quelle che non vanno, quindi è inutile dire cose che poi non si sentiranno. No, dicevo, la difficoltà risiede nel fatto che comunque la tendenza è quella di fare programmi che facciano audience, no, giustamente si misura la mattina come è andato il programma, quindi si abbia fatto meno ascolto. E naturalmente questo un po' va in controtendenza, cozza con la necessità, la voglia, il piacere di fare un programma che invece sia approfondimento, sia un momento di riflessione, per carità, nessuna intimidazione, ma solo il piacere di riflettere un attimo, fermarsi. Quindi la difficoltà maggiore, ecco, dicevo, è proprio questa, voler fare qualcosa ma essere frenati da tutta una serie di esigenze di chi si occupa evidentemente della rete, di tutto quanto. Il problema quanto. Della televisione quindi, cosiddetta generalista che con deve successive piacere approssimazioni si riesca a dare un prodotto che sia benvenuta, approfondimento Carmen. Benvenuta, facile. Noi siamo sicuri che avrai successo, perché fino ad ora i tuoi programmi sono sempre stati un successo. Salutiamo con molta simpatia il professor Enzo Spaltro, questo autorevole accademico che insegna ancora psicologia del lavoro all'Università di Bologna e che è il... banalizzo un pochino, il re dei test. No, questo per riferirci al test televisivo. Un vecchio fanatico di questa tecnologia. Allora, Melba e il professor Spaltro hanno... convenuto che cosa, Melba? Un bel gioco, un bel test per questa sera. Abbiamo fatto un test e vogliamo indagare sulla fedeltà nel nostro salotto. I nostri ospiti quanto sono fedeli o infedeli. E anche il nostro pubblico di casa ci può seguire, perché ci sarà alla fine del test una domanda solo per il nostro pubblico, che così all'indomani, lunedì, potranno vincere un bellissimo abito variazione da Gattinoni, style Gattinoni. E questa è una sorpresa che abbiamo, perciò... Ah, quindi noi sapremo questa sera, partecipando al test del professor Spaltro, se abbiamo propensione per la fedeltà o per l'infedeltà. O per l'infedeltà. Ah. Tenendo presente che non è che tutto ciò che è fedeltà è buono e tutto ciò che è infedeltà è cattivo. Sono due polarità, c'è cioè del buono e del cattivo in tutti e due i lati. Dovremmo poi indagare. Ci sarà un lungo dibattito. Ci sarà un lungo dibattito. Dunque, io ho una idea precisa su Rita Forte, però non la esprimo. Ho un'idea precisa. Sì, no, non la esprimi? No, non la esprimi. Ma io sono curiosa. Ma io te lo dirò dopo il test. Dopo il test vedremo, ma io sarò sicuramente. Allora, miei cari amici, grazie professor Spaldo, benvenuto. Non lo dica cos'è. Signori, non prendete impegni, almeno gli amici che vivono a Roma, non prendete impegni per la sera del 12 dicembre, perché la sera del 12 dicembre ci sarà una prima alla quale non dovrete per nessuna ragione al mondo rinunciare, è la prima di Male Mamme, tipo Mala Sanità, Male Mamme. Femmina magari. Ecco, anche, no. Male Mamme al Teatro Parioli il 12 dicembre. Sì, ma fino al 7 gennaio, non è che si devono tutti scaraventare il 12 no, dicembre. Potete distribuirla questa cosa, più. Potete no. fare con calma, però con il 12 calma. Dicembre c'è la prima, sì. E la prima va sempre vista, sì. Va sempre vista. Bisogna tentare di andare alla prima, perché c'è un sapore particolare, l'entusiasmo degli attori. C'è più terrore, sì. Come cattive, proprio come cattive, male come mala sanità. Io ho capito Male Mamme. No, è tutto attaccato, Male Mamme. Tutto attaccato, Male Mamme. Allora, il regista di questo spettacolo, che è su testi di Carlo Terron e di Enrico Vaime, e questa è già una garanzia, il regista è Guido Torlonia. Benvenuto, bravo, Guido. Bravo. Che metteremo in grave difficoltà, perché gli chiederemo fra qualche minuto chi è più brava delle due protagoniste, se Enrica Bonaccorti o Simona Marchini, che sono qui con noi. Eccole qui. Le Male Mamme. Una cosa molto interessante di cui parleremo a lungo durante la nostra serata. Il test della fedeltà?
No, non siete tristi, siete allarmate. Ma non era altro a lui, non no, no, volevo sapere. Perché lui volevo vuole sapere quella più infedele per poi dopo. Per poi provarci con no. Francesca. Ah. No? Allora, no, andiamo avanti. Cari amici, ho il piacere di presentarvi uno degli scrittori più pubblicati nel nostro paese. I suoi libri sono al vertice di tutte le classifiche di vendita. Mondiali. Mondiali no, per dire. Wow. Mondiali no. Ho esagerato, ma hai un po' esagerato. Giobbe Colatta, ecco. Beh, sembra uno scherzo, ma è così davvero, dico, i libri di Giobbe, l'ultimo è Va dove ti porta il pancreas. Va dove ti porta il pancreas. Pancreas. Sì, no, vanno bene. Che succede? No, è di là, non dar retta perché la serata si animerà. Dicevi Giobbe, vanno bene, ma vanno bene, poi adesso approfitto, no? È Natale, insomma, si possono anche regalare, anche se io poi esporrò un'idea diversa a proposito dei regali di Natale, ma ne parliamo dopo. Diciamo che, adesso a parte gli scherzi, Giobbe è certamente uno dei due o tre autori italiani più pubblicati, con 300.000 copie. Quante copie hai venduto fino ad oggi? 1.700.000. Quanti? 1.700.000. Lo so, non ne vado, vado al giorno che mi dai. Mi fermo, vado. Beh sì, vado. È andato bene, però è cashmere. Cambiato, è cashmere. Prima stava con l'inos, adesso è cashmere. Insomma, cambia. Però il pancreas ti ha portato bene. Va bene, adesso questa prima fase, noi siamo molto contenti perché, intanto perché, insomma, se 1.700.000 connazionali hanno comprato 1.700.000 copie del libro di Giobbe Covatta, una ragione ci deve essere, sì, evidentemente. Questo è il problema. E non può solo essere legata alla pubblicità. Ma cosa ha detto? È preoccupato per il nostro paese. Dunque, la prima ragione è questa, la seconda ragione è che Giobbe è amico nostro, quindi siamo contenti, esatto, che le cose gli vadano. Parleremo anche dell'AMREF e ci dirà delle cose divertenti durante la nostra serata, degli aforismi o altre cose. Devo procedere rapidamente. Allora, devo dirvi che sta ottenendo un grande successo in una tournée italiana in questo periodo, uno spettacolo che noi abbiamo visto a Roma, è stato con noi il regista e gli interpreti dello spettacolo, una Giulietta e Romeo, un Giulietta e Romeo splendido con la regia dei Patroni Griffi e la Giulietta incantevole è Laura Nardi, eccola qui, splendida attrice, giovanissima. Quindi tutto bene, in tutto Italia, benissimo. Grande entusiasmo. Sì, grandi successi, grande pubblico e grande esperienza. Siamo per molto tutti contenti. Quanti. Perché tutti i giovani, perché in questa siamo compagnia, quasi tutti i ragazzi. Alla prima esperienza. È proprio Giulietta lei, è proprio guardala. Giulietta, sì. È stata una scelta felicissima, i Patroni Griffi, sì. Poi c'ha gli occhi intelligenti, si vede che è brava. Tu sai che ad un certo punto in scena appare completamente nuda Laura, lo sai? Ci questo? Sempre. Lo sai questo? No, non con altri succedenti. Senta, questo è caso di ragazzo. Oh no, Laura, loro credono che non sia vero. Non mi sembra rompere la cosa, anch'io sono stata completamente nuda in un Dürremat. Ah, dove? La meteora di Dürremat. Scusa, non è una battaglia politica. E quando è stato? No. Quando è stato? Quando ero più giovane, Melba. Ma forse che potresti fare. Ma adesso non imbocchiamo questo. Allora, devo anticiparvi che Laura, cari amici del tappeto volante, reciterà per voi un momento dello spettacolo con la regia di Patroni Griffi e sarà, vedrete, un bel momento. Grazie Laura. Grazie. Per essere con noi questa sera. Dunque, devo presentarvi ora una cantante di cui la critica dice che è davvero la novità del momento, è molto simpatica, credo che sia la sua seconda apparizione televisiva dopo il Sanremo Giovani, qui al tappeto volante, è Zeniva. Buonasera. È molto carina, ci canterà una canzone intitolata come? Butterfly. Sì. Butterfly, una canzone. Cosa significa, signor Luciano? Farfalla. Sì. Farfalla, sì. Beh, sì. Come la bohème, no? No, perché è la bohème. Ciò sai. Era Butterfly. Sì. Allora, cari amici, ma pensa cosa ho detto io. Butterfly è come la bohème. Sì, opera. Sempre di Puccini. Allora, io ho ricevuto molte, prima della trasmissione di questa sera, molte telefonate di ammiratori di Rita Forte. Rita Forte ha una...
una legione di ammiratori che l'apprezzano molto perché davvero canta in modo splendido, perché è molto graziosa. Ha due ammiratori a Bari, uno a Genova e quattro a Mestre. Allora, qualcuno a Roma e Napoli, no? Allora, mi hanno telefonato e mi hanno detto: ma perché non aprite la trasmissione con una bella canzone di Rita Forte? Che bellezza, eccola, grazie. Che canzone canti, Rita? Sì, tu sai che io ti voglio molto bene. E allora, so che questa canzone ti piace molto e voglio aprire in bellezza. È una canzone di Mina, Mi sei scoppiato dentro il cuore. Magnifica canzone, bellissima, la canti benissimo. Grazie. Era solamente ieri sera, io parlavo con gli amici, ridevamo fra di noi. E tu sei arrivato, mi hai guardato e allora tutto è cambiato per me. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, all'improvviso. Non so perché, non lo so perché all'improvviso, all'improvviso. Sarà perché mai guardato come nessuno m'ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Mi sei scoppiato dentro al cuore all'improvviso, all'improvviso. No, non so perché, non lo so perché all'improvviso, all'improvviso. Sarà perché mai guardato come nessuno m'ha guardato mai. Mi sento viva all'improvviso per te. Grazie. Brava Rita. Grazie, grazie zio, grazie. Ora abbiamo un minuto di pubblicità e poi quando è che lo facciamo questo test sull'infedeltà e la fedeltà? Dopo? No, la notte è ancora in Pampers. No, sai perché? Perché io ho colto uno sguardo tra Simona Barchini e il suo regista Guido Torlonia. Curiosito. Pubblicità, sì. Pubblicità, poi riprendiamo questo tema perché ho alcune Guido cose no, da questo dire. Mamma no. Ci vediamo fra 20 secondi. Sì, ma è successo qualcosa all'improvviso. Velocità su due e quattro ruote, le novità del mercato, la tecnica. Crono, tempo di motori, ogni mercoledì notte e in replica il sabato alle 13.30. Insieme a... Breitling, instruments for professionals. A Natale. Quel che conta è il pensiero, scelto col cuore, per far piacere a chi lo riceve. Come le specialità Ferrero. C'è Ferrero Rocher, per chi ha voglia di qualcosa di buono. Mongerie, per chi ama un piacere forte, intenso. Pocket Coffee, per chi ha gusti decisi. E assortimento Prestige, per mettere d'accordo tutti. Specialità Ferrero, un regalo che piace, fa sempre piacere. Arena di Verona. Le più belle voci della lirica internazionale. 18 splendide romanze in un'unica raccolta. Arena di Verona. Su CD e cassette. MCA. Grand Marnier. Bye bye, my love. Yakes e Jeff Trachter, Messi e Torme. Dal
successo televisivo ad un album insieme. Beautiful Duets, l'incontro di due voci sulle note del sentimento. Beautiful Duets, l'amore soprattutto. Galup, golosi si nasce. Ragazzi, è uscito lo Zecchino d'Oro, il piccolo coro dell'Antoniano e i suoi cantanti in 14 canzoni fantastiche. Nello Zecchino d'Oro ci trovi anche la cassetta karaoke per essere tutti grandi cantanti. Lo Zecchino d'Oro in tutti i negozi di dischi, non puoi non averlo. Lo trovi anche da Grazzini. Dalla ricerca svizzera, nuove possibili soluzioni contro la perdita dei capelli. Trico Helvetica significa esperienza, personale qualificato e tecnologie d'avanguardia per affrontare con professionalità e riservatezza tutti i problemi dei capelli. L'equipe di Trico Helvetica è in grado di proporre ad ognuno la soluzione più adatta per ottenere reali e concreti miglioramenti. Telefona subito per un appuntamento ed una consultazione gratuita al numero 02 20 43 661. Trico Helvetica, a Milano e Bergamo. Benvenuti a Trieste. Welcome in Trieste. Welcome to Trieste. Bienvenue a Trieste. Really, funny, mental, Trieste. Добро пожаловать в Триест. Trieste ti aspetta. Il cinema e la sua musica attraverso le più belle colonne sonore. 100 anni di cinema. 32 temi indimenticabili per festeggiare un secolo di grandi emozioni. Cento anni di cinema, quando la grande musica incontra il grande schermo. Che sarà, sarà. F10 Malaguti è più che uno scooter. È un'idea. Guarda che linea, doppio faro, ruote larghe, freno a disco. È un sogno. Potessi averlo. Che sogno, che Ehi, sogno. Ehi, sveglia, sveglia. Ma ce l'hai proprio scritto in fronte, eh? F10 Malaguti, idea fissa. Gen Rosso. In questo mondo sempre più distante, c'è bisogno di ascoltare. Gen Rosso. Su Compact Nastri. Eni. Da oggi si costituisce il fondo comune della società. Eccoli qua. I quattro cavalieri dell'Apocalisse. Non vi è mai venuta l'idea di mettervi in affari? Un affresco appassionato e crudele dell'epopea dei gangster. Frankie Mandy è il più grosso, lo vuoi capire? E da oggi è lui che ha in mano tutta la combinazione. Appunto, e così da domani sta sicuro avrà in mano anche lui. Da solo non ti muovi. Oggi hanno chiesto a te di far fuori Joe, domani chiederanno a me di far fuori te. James Wood. Robert De Niro. Nel capolavoro di Sergio Leone. C'era una volta in America. Giovedì sera alle 20:30 su TMC. Allora, cari amici, 12 dicembre, Teatro Parioli di Roma, Male Mamme, gli autori sono Carlo Terron ed Enrico Vaime, gli interpreti sono Enrica Bonaccorti e Simona Marchini ed altri attori, credo, no? Nessuno? No, no. Soltanto voi due in scena? Come si Bene. Chiama la commedia? Male Mamme. Male Mamme? No. Male Babbe. Ma le mamme, male mamme, come mala sanità, tutta una parola. Il regista è Guido Torlonia, benvenuto Guido. Allora, qualcosa di questo aspetto. Intanto governare queste due attrici di così, come dire, temperamento così forte, di
capacità interpretative, cioè, no, no, deve essere facile. Quello è stato facilissimo, è stato difficile trovare il tempo di provare bene, perché sono tutte e due pienissime di impegni, per cui la cosa più difficile è stata quella. È vero. Però lavorare con loro è stato molto, molto semplice. Giorno, sì. Avete tutti, notava il professor Spaltro, che avete tutti gli occhi azzurri, anche il regista, oltre all'Enrica. Tutti e tre bellissimi. Abbiamo fatto compagnia forse solo per questo. No. Per questo, vi siete incontrati. E sono due atti, uno è Carlo Terrò. Uno è... Anni 60. Sì, che abbiamo già presentato 2 anni fa al Festival di Todi, sempre con questa coppia un po' fuori dal comune. E siccome volevamo portarlo in scena nuovamente, non era abbastanza corposo per fare solo un atto unico, allora Vaime ha scritto appositamente per Enrica Bonaccorti e Simona Marchini questo secondo atto unico ambientato negli anni 90. Sono sempre due mamme un po' sopra come le righe. L'evoluzione delle mamme. Sì. Enrico Vaime, che ogni volta che ha fatto teatro e ha scritto per il teatro, ha fatto delle cose. Sì. Grande qualità, quindi sì, anche poi sono anni che collabora con Simona per la radio, per cui sì, c'è un'ottima intesa. Ma è quell'istinto, vero? Cos'è la storia? La storia è dunque mamme, due mamme, i due bambini, i due ragazzi che non si vedono, che non si vedono mai in scena. È il problema della introduzione al sesso, che cos'è? Sì, nel primo queste due mamme anni 60 hanno tutte introduzione due... al sesso significa come spiegare ai ragazzi l'approccio. Sì, introduzione, diciamo, nel senso di approccio, Enrica. Parola mia. Hanno tutte e due un figlio unico maschio, sono innamorate perse di loro figlio e sono terrorizzate che una ragazza inesperta o qualcun'altra troppo esperta, un'altra che non sia la mamma, che non si sa chi è, da dove viene, come nasce, no? Glieli possa portare via, glieli possa traumatizzare a vita, per così decidono, non lo raccontiamo come va a finire. Si ride molto. Soltanto, oppure si ride, si riflette, cos'è che volete? Che tipo di reazione vi aspettate dal pubblico? Ma adesso non è che... Simone in scena. Nessuno uscirà dal teatro con un cerchio alla testa, oddio che peso questo... No, è una cosa abbastanza leggera, divertente, loro si divertono molto in scena, si può anche pensare, ma sono dei caratteri talmente estremi che è difficile trovare dei paragoni nella vita di personaggi. Abbiamo visto Simone che faceva la maglietta così e poi Enrica che sembra un star, non so, intramontabile. Sì, però adesso è consigliabile per i ragazzi questo. Sì, 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 l'altra sera anzi ci ha fatto molto piacere perché a Gubbio c'era una bambina in fondo alla sala che rideva tantissimo e ha aiutato anche moltissimo loro. E poi era pieno di giovani. Sì, pieno. Ha un valore educativo anche. Drammatizza un pochino, perché si sa che insomma, no? Che ridendo mia figlia ci si riso educa. Mia figlia ha riso molto proprio perché la vendetta dei figli, vedere proprio esposte tutte le esasperazioni delle madri. Sì. Allora, cari amici, allora in anteprima per il pubblico del tappeto volante, Simona Marchini ed Enrica Bonaccorti con la regia di Guido Torlonia che controllerà tutto dal divano. E adesso sono... Ora, sì. Che passaggio sono vediamo? Sono più agitata che a teatro. Sono un po' limitate nei movimenti. Che passaggio adesso vediamo? Qua non la facciamo i movimenti. Io non ho delle mutande rosse che devo lanciare per la scena. Ah. Insomma, ci sono delle cose che non... Sono le rosse. Però insomma cerchiamo di rendere il senso di questo incontro. E lei invece sta facendo nostre, la maglia. Tra due amiche io vado a casa sua. Non perdo occasione. E lei sta lì che sferruzza. Teatro in salotto, come nella tradizione del tappeto volante, abbassiamo le luci. E con l'applauso che anche è giusto. Anche a luce piena. Per ributare i due attori. Ma le mamme di Carol. Allora io a un certo punto dirò. E questo cos'è? Un altro pullover per Francesco? No, Francesco ne ha uno identico beige. Questo è per Federico. È il mio regalo per il suo compleanno. Ma come sei cara. Io a tuo figlio ho già comprato 3 paia di mutande. Rosso cardinale, molto sexy. Veramente più che un regalo di compleanno sembra un regalo per Capodanno. Se le metterà quando vuole, no?
Se questo è per mio figlio, cara, vanno cresciuti 10 punti, almeno. Ma mi sono tenuta sulle misure di Francesco. Appunto, è più stretto di spalle. Ma se si scambiano anche le camicie? Possono scambiarsi anche le mutande, mi è più stretto lo stesso. Ma guarda, adesso viene fuori che Federico ha le spalle più larghe. Certo che le ha. Farebbe poca fatica intanto perché ha un anno di più. Ma non è una questione di età, cara. È una questione di fisico. Vuoi mettere il fisico di tuo figlio con quello del mio? Beh, io ce lo metto, perché il mio ragazzo ha le spalle larghe, la vita stretta, il tuo... Certo, per te non esiste che lui. Federico qua, Federico là, non esiste nessun altro al mondo. Non ti strangolerei quando fai questi discorsi. Ma cosa c'entra? Sono tutti e due stupendi, no? Soltanto che uno è il tipo nordico, l'altro è il tipo latino. Aristocrazia e popolo. Scusa, ma mi vieni a dire che Francesco è largo di sedere, per questo gli regali le mutande, per farlo notare? Mi sono limitata a dire largo di fianchi, infatti un pochino lo è, no? Ma dai, su, non ti farà cercare dal tuo amore di mamma. Non ti ho neanche detto che secondo me tuo figlio ha le gambe un po' cortine. Se per questo Federico le ha fin troppo lunghe, anzi un po' cavalline. Meglio lunghe che corte, vero? L'hai visto al mare il mio ragazzo? L'hai visto? Un levriero. E hai visto Francesco in costume da bagno? Un Apollo. Apollo, figlio di Apelle, perché una palla di pelle di pollo. Tu mi odi, ti sei rivelata, sai perché? Perché Francesco è più bello, più bravo, più buono, più intelligente. Ma non bisognerebbe avere né occhi né orecchie né tatto, insomma nessuno dei sei sensi. I sensi veramente sono cinque. Appunto, tu il sesto non l'hai mai scoperto. Ma scusa, mi vieni a dire che Francesco è largo di sedere. Oh, e sarà stata un'impressione, su, perché è un po' più bassino, vero? Ma su, dai. Non me la ricordo più. Tanto era quasi finita, via. Diceva Torlonia, brave, brave e simpatiche. Guido. Che è successo, Guido? Spero che è andata benissimo. Spero che martedì, dopodomani, non succeda la stessa cosa. Riescano a ricordare tutte le battute finali. È stranissimo farlo qua senza i movimenti, perché in piedi. Cioè, tutto... La memoria, chiaramente, poi è legata a una serie di movimenti, di gesti, sì, di cose. Io quando dico le mutande rosse, le lancio, faccio una. Sapete cosa c'è? Adesso dico questa cosa rapidissima, complimenti, brave. Ci saremo tutti il 12 al Parioli per la prima. Devo dire una cosa che è molto simpatica, devo dire intanto che fa piacere vedere che c'è ancora questa emozione degli attori, per Enrica, Simona, che magari dimenticano una battuta e che vivono questa cosa emozionante. Questa è una cosa. Io stavo lì, poi Giobbe Covatta, che oltre ad essere l'autore più pubblicato è un attore, con che sguardo affettuoso le ha guardate, ma perché fare una di solidarietà seduti in teatro seduti in salotto, seduti in un salotto e non in un teatro, è una cosa innaturale per un attore, sì. E allora lei guardava il regista muoto, che stava morendo di paura perché era... no, perché poi è difficile così a freddo iniziare a fare adesso questa cosa qua, è tipo un dialogo serrato, va benissimo, però Simona per esempio io la vedo sempre prima di entrare in scena, tutti i suoi rituali, sembra un derviscio, sì. Comincia a girare sul palcoscenico da sola per creare io devo fare un'energia. Enrica, anche lei si concentra in cammino. Vabbè, adesso per... Che ti fai, Simona? Voodoo. Sei superstiziosa? Ma sei superstiziosa? No, non è superstiziosa. Hanno già litigato, Guido, no? Non ci sono riuscito a farle litigare. No, perché ci sta provando lei. Ci sto provando. Bene, che stiamo per adottare un bambino. È interessante questo dialogo tra donne, perché è interessante perché poi loro recitano come mamme, ma in realtà loro interpretano i figli. Il loro modo di parlare è come se fossero i figli che parlano attraverso di loro. Enzo, lo sai che questo Carlo Terron, l'autore teatrale, critico televisivo, è stato anche il direttore della prosa fino agli anni, tutti gli anni 60 della prosa Rai. Rai, sì. La prosa Rai. Era uno psichiatra ed è stato il direttore dell'istituto psichiatrico nel manicomio di Verona. E infatti ci sono dei passaggi nello spettacolo in cui io parlo dei vermi, dico la vita è un'immensa fabbrica di vermi, lei parla delle strisce, ci sono e queste sono due nevrosi. I nostri bambini sono le mele. I nostri bambini sono le mele. Abbiamo paura che i vermi entrino nelle mele.
Sì, sì, io sentivo quando Enrica parlava prima, era come se parlasse Federico, il tuo figlio. Mio figlio è Federico. Ah, sì, sì, sembrava come se fosse Federico che si esprimeva tramite le tue parole, che tu interpretavi. Vedi che chiave di lettura, Maria. Bravo, professor Spaltro. Allora, cari amici, l'appuntamento l'abbiamo già dato, è per il 12 di dicembre al Teatro Parioli di Roma, poi immagino fino una tournée. Fino al 7 gennaio. Fino al 7, poi immagino una tournée. Andiamo in Toscana, facciamo una tournée della Toscana. Firenze. Allora, a questo punto io vi propongo di ascoltare una brava cantante. Ecco, guardate qui la nostra ospite graziosissima, Zenima. Ha partecipato a, come si chiama quella cosa lì, Sanremo Giovani. Lì non hai vinto. Sì, Sanremo Giovani. Lì non hai vinto. No, sono stata eliminata. Eliminata. Sì, clamorosamente eliminata, bisogna dirlo. Clamorosamente, sì. Perché? Ha ricevuto il premio della critica come la miglior cantante. Diciamo che la critica giornalistica si è espressa in termini molto eclatanti nei miei confronti, perché il premio della critica ufficialmente non c'è per Sanremo Giovani. Però la critica ha detto molto sì, bene. Diciamo che sono stata la vincitrice morale. E quindi. E quello è molto importante. Sì, è giunto anche il plauso della critica. Questo è molto bello per me, no? Molto edificante per me, perché mi dà la forza comunque di andare avanti. Io devo dire una cosa, che prima mi ha fatto delle domande molto psicologicamente pertinenti. Dovevo essere io a fare le domande a lei, invece è lei che le ha fatte a me. Mi compiaccio molto. Hai mai molto sentito cantare Zenima? Sono molto curioso di sentirla. Ecco, adesso cantare. Sentirai una brava cantante, molto personale. Posso farle un appunto, se mi permette? Sì. Io sono cantautrice. Cantautrice, ho composto il testo della canzone, la musica cioè del la canzone maestro che Luciano ascoltiamo l'ha scritta lei. La musica di maestro Luciano Salvini. Zenima, eccola qui. È molto personale. Se non la conoscete vedrete una piccola novità nel campo della musica del genere. Ahimè, ahimè, il mio dolore.
Donna. Molto brava. Visto poi che bei gesti che ha, come muove bene le mani, è proprio brava. La signora Marchini, che è un'esperta in vocalità, fra l'altro, perché lei sa fare bene tutto. Gesù, che responsabilità. Ha detto che ha una voce molto bella, bellissima, e particolare. Sì, bellissima voce. E poi io dicevo che questi gesti sono molto carini. Questi gesti con le mani che evidentemente sì, lei mi piace un po' disegnare quello che scrivo. Eh? Mi piace disegnare quello che scrivo. Con le mani nell'aria. Anche la melodia è molto bella, ci sono delle dissonanze molto, molto interessanti, molto grazie. Nuove. Abbiamo capito perché non hai vinto. In bocca al lupo, forse un po' impopolare per Sanremo, però era un modo per dire esisto anch'io. In bocca al lupo, vedrai che avrai successo perché lo meriti. Allora Carmen la sorella, allora sta arrivando questo debutto, quando? Il giorno Dunque, dovrebbe essere la metà di gennaio. Giorno più giorno meno, tu sai, in Rai è tutto ancora così non esattamente definito. Comunque dovrebbe come vive una giornalista l'attesa di un debutto importante come una trasmissione sulla Rete 1 nella Rai? Ma trovi il tempo di leggere o ti dedichi solo alla preparazione del programma? No, devo dire che sto lavorando in la parte creativa, nel senso che un po' l'idea è mia, come organizzare la cosa, ci sono naturalmente degli autori con i quali ci si consulta ed è fondamentale perché è dal lavoro di equipe e dicendo ad alta voce le cose che tu poi puoi in qualche misura trovare conferme oppure dire hai ragione, era tutto sbagliato. Quindi sto imparando a lavorare in una maniera per me nuova, perché ero invece tagliata su un lavoro prevalentemente individualistico in cui partivo per un servizio, mi organizzavo dall'inizio tutto i dettagli fino al momento della trasmissione, quindi è sicuramente cosa diversa. Rinunciato questa. Mi spiace da morire. E quindi hai qualche perplessità? No, ma il discorso è che qualche non è dubbio che, stanno scendendo. È un momento, è una fase. Siccome c'erano delle difficoltà al telegiornale e quindi non riuscivo a lavorare come così, non era nelle mie corde lavorare, e c'era un malessere un po' diffuso, insomma tanti colleghi che ci ritrovavamo ecco, sempre a consolarci l'un l'altro. Allora, ecco, questa è una fase e in questa fase uno fa un'altra cosa. Io mi auguro che passi e che uno possa tornare a lavorare. Perché insomma mi par di capire che insomma il mestiere di giornalista, quello che obbedisce a certe regole che sono sempre le stesse. Il primo amore. Però quello continua ad essere il tuo interesse primario. Sì, diciamo che ecco, vedere i fatti da vicino, poi io mi occupo di politica estera, quindi andare a vedere altre realtà ha un fascino mostruoso. E infatti in questi giorni, dopo l'assassinio di Isaac Rabin, mio desiderio, quello che avrei sentito, ecco, che cosa vuoi fare in questo momento, se me l'avessero domandato, avrei detto vorrei andare in Israele, ma per il semplice motivo che è una realtà in estremo divenire, come voi sapete, questo assassinio fatto da un ebreo ai danni appunto del premier ebraico ha messo in discussione tutta quella realtà, cioè questo senso della diversità che avevano sempre avuto gli israeliani è venuta meno, perché in fondo hanno vissuto una realtà che è quella che in qualche misura contestavano al mondo arabo che li circonda e che loro ritengono li assedi. Quindi andare a verificare quello che sta accadendo, sentire, palpare questo disagio che però potrebbe veramente aprire al nuovo, potrebbe veramente significare un passo vero verso la pace e devo dire una di quelle esperienze che poi nel solco di una vita professionale lasciano un segno. Invece sono qua a preparare un programma. Però stai preparando una cosa importante che sono sicuro ti darà molte soddisfazioni. Hai citato Rabin, io vorrei dire al nostro pubblico, ai nostri spettatori, che probabilmente nei prossimi giorni avremo il piacere di avere con noi qui in studio la signora Rabin. Che sarà a Roma qualche giorno Roma, per un concerto, fra l'altro, per un concerto diretto da Daniel Oren, dal maestro Oren. E allora credo che il maestro... Il 13 dicembre. Subito dopo la prima, la loro prima. Sì, dopo il 12 andiamo al Teatro dell'Opera.
Il 12 era loro prima, e allora la signora Rabin probabilmente verrà a trovarci qui in studio accompagnata dal maestro. Spettacolare in questa situazione la signora Rabin, voglio dire, ha avuto un carisma notevolissimo, certo. Rimasta sempre un po' all'ombra del marito finché appunto Rabin ha recitato il ruolo di protagonista, adesso invece ha dimostrato Penso di essere a quelle telecronache dirette, come la televisione in quel caso racconta i personaggi con le sole immagini, questo volto di una donna. Sì, ma non solo il volto, anche le cose che ha detto, le delle è bastato il primo rapporto con questa platea sterminata, una platea planetaria, mondiale, il primo incontro è stato con questo viso. Sì. E quindi la questo viso, che era un viso che esprimeva non solo carisma ma questo grandissimo livello, era una persona che stava soffrendo e molto, era in gioco tutta quanta la sua vita e aveva una dignità strepitosa. Pensando al mezzo, pensando alla televisione, questi sono quei momenti in cui la televisione esprime tutto il suo grande se usiamo una parola forse impropria, la sua nobiltà, e in quelle circostanze si pensano a quanto è criminale banalizzarla, renderla... Certo. Anche perché non ha mediazione. Quando vedi che la televisione può anche raccontare... Ha scappato un applauso. Vabbè, questo è troppo. Ma anche la nipotina. La nipotina è stata... splendida, sì. Ha colpito molto, sì. Ha colpito sì. Al di là dei discorsi, peraltro, discorsi che non erano di circostanza, in quell'occasione sono state dette cose importanti per il futuro di quell'area. E tuttavia, ecco, la semplicità e il pianto di quella ragazzina hanno avuto un effetto stravolgente. Sì, veramente. Rabin aveva avuto la sensazione, il sospetto, il terrore che sarebbe stato proprio un ebreo. Sì, questo era stato in qualche misura già paventato, però lì si apre tutto il discorso sullo Shibet, su questo servizio segreto, se effettivamente sia stato, che ruolo abbia giocato, perché le maglie erano indubbiamente larghe, non si arriva così vicino, non si può arrivare così vicino. I libri sul comodino di Carmen La Sorella, cosa stai leggendo in questo periodo? Dunque, io leggo cose sempre, leggo più cose contemporaneamente, per cui sul mio comodino ci sono tanti libri eterogenei, quindi libri che attengono al mio mestiere, ma poi anche letture, poesie, buone letture. Tu mi hai detto di portare una cosa, quindi tutto preparato, io ho qui un libro. Allora, adesso sentiamo, Carmen, dove sta. Anche questo è un piccolo debutto, no? Perché io ti ho visto recitare qualche volta. No, ma io volta, devo recitare, io devo leggere. Sì, quindi no, abbiamo gli attori. Questa è una cosina, guarda, c'è qui Dottor Lonia che ti guarda con attenzione, perché forse ogni ti... Intanto faccio la giornalista, tu fai l'attrice adesso. No, per allora, carità, adesso Carmen ci leggerà... No, questo che cos'è? Dunque, questo è il gabbiano Jonathan Livingston, che è una sorta di metafora... non della vita dell'uomo, ma di quegli uomini che un po' per la loro natura, per quello che hanno dentro, per una sorta di spinta così cromosomica naturale, sono diversi. E lui, non volendo raccontare la diversità, perché poteva apparire presuntuoso rapportandola agli uomini, trasferisce tutto quanto in uno stormo di gabbiani. Per cui è una metafora dell'uomo che vola sulle ali di un gabbiano. È un libricino piccolo, leggero, tra virgolette, nel senso lieve, si legge con piacere, in un'ora e mezzo l'hai finito. E io l'avevo letto tanti anni fa e me lo sono ritrovato invece perché l'avevo tirato fuori da altre cose, e allora lui mi ha beccato e dico: allora ti leggo una pagina, Carmen, di questa, diciamo, che è immediata. Diciamo che è uno dei libri più letti, più tradotti nel mondo, io credo. Sì. Salvador Gabbiote, dopo i libri di Covatta. come accettare una conferma da parte mia? Io l'ho letto, ma più di questo non ti posso dire. No, ma sei ottimista. Sì, è un libro molto ottimista e che predica l'amore. Ecco. E lo fa però non in maniera tradizionale, lo fa appunto passando attraverso questo escamotage dello stormo, che è il nostro mondo, e del gabbiano Livingston, che è un diverso. Carmen, comunque, io non so se tu stanno a zero, lo gradisci o meno, ma noi adesso ti facciamo un applauso di quelli belli, le attrici lo vogliono, e anche le giornaliste, quando recitano o leggono, l'applauso. Allora. C'è anche una musica di sottofondo, vedo un gabbiano lì. Ecco, sento anche il rumore del mare. Era di primo mattino e il sole appena sorto luccicava tremolando sulle scaglie del mare, appena increspato. A un miglio dalla costa un peschereccio arrancava verso il largo e fu
data la voce allo stormo. E in men che non si dica tutto lo stormo buono e petito, si adunò, si diedero a giostrare e ad accanirsi per beccare qualcosa da mangiare. Cominciava così una nuova dura giornata. Ma lontano di là, solo, soletto, lontano dalla costa e dalla barca, un gabbiano si stava allenando per suo conto. Era il gabbiano Jonathan Livingston. Si trovava a una trentina di metri d'altezza, distese le zampette palmate, aderse il becco, si tese in uno sforzo doloroso per imprimere alle ali una torsione tale da consentirgli di volare lento. E infatti rallentò, tanto che il vento divenne un fruscio lieve intorno a lui, tanto che il mare restava immoto sotto le sue ali. Strinse gli occhi, si concentrò intensamente, trattenne il fiato, compì ancora uno sforzo per accrescere solo d'un paio di centimetri quella penosa torsione e d'un tratto gli si arruffano le penne, entra in stallo e precipita giù. Brava Carmen! Bravissima! È vero? Bravissima! C'è il momento in cui praticamente lui fa il tentativo di fare una cosa diversa, ma fallisce. E poi però, per darvi il senso del libro a chi non lo conosce, devo leggervi altre tre righe, perché invece è il momento in cui, nonostante la sconfitta, perché può esserci una sconfitta quando si tenta di cambiare, la prima sconfitta perché ancora non si conosce bene la strada, poi invece la forza, la decisione, quel senso che è giusto, che può nascere dentro, si consolida e quindi le ali vanno più velocemente. È finita, non sono più me stesso, devo scordarmi quello che ho imparato, è sempre Jonathan Livingston, quello che ero. Adesso sono soltanto un gabbiano come tutti gli altri, sta per rinunciare. Gabbiano sei e da gabbiano vola. E così si levò, benché stanchissimo, a una quota di circa 30 metri e si mise a remigare alacremente, alla gabbiana, verso la costa. Si sentì meglio dopo aver preso quella decisione di comportarsi come un gabbiano qualsiasi. Basta, non avrebbe dovuto dare più retta a quel demone che l'istigava a imparare nuove cose. Basta, d'ora in poi con le sfide, basta con i fallimenti. Ah, era bello smettere di pensare, volare tranquilli nel buio, verso le luci occhieggianti della costa, nel buio. La voce cavernosa suonò chioccia di paura, ma i gabbiani non volano al buio, mai. Però Jonathan, distratto, non le badò. Com'è bello, ripeteva fra sé, la luna col suo strascico d'argento e le luci della riva che disegnano tremule scie sull'acqua nella notte, così calma e tranquilla. Posati, i gabbiani non volano nel buio. Sei rinato anche tu per volare di notte, avresti gli occhi come la civetta, una bussola avresti per cervello, avresti l'ala corta del falcone. Librato nelle tenebre lassù, il gabbiano Jonathan a questo punto batté gli occhi. La fatica svanì. Svanì il dolore e anche i buoni propositi svanirono. Bravo! Brava Carmen! Proprio brava! Un minuto di pubblicità, amici, poi con... Brava Carmen, poi con la collaborazione della nostra Melba, il professor Spaltro stabilirà per ciascuno di noi, anche per ciascuno di voi che siete a casa, amici che ci seguite, il grado di propensione alla fedeltà e alla infedeltà. Questo subito dopo la pubblicità, fra un minuto. Chissà come farà su Lucia. Che ci vogliamo far insegnare il nostro lavoro da un deficiente di americano-canadese. Oh! Oh! No! Ah! Che dolore! Sapete cos'è questo? Cos'è nitroglicerina? Chief! Ah! Scusi, permette? Max Pirovano, ha detto il cuccadore. Pompieri? No, pompoggi. Paolo Villaggio, Lino Banfi, Massimo Volti. Missione eroica Pompieri 2. Martedì sera alle 20:30 su TMC. Arrivano! Ma chi è che arriva? Iveretta, Crapun! È dal 1812 che i fratelli Beretta controllano la qualità dei loro salumi
con una cura e una competenza che solo una grande tradizione può assicurare. Salumi fatti come si deve, da chi li sa fare. Basta un assaggio per capire la differenza. Fratelli Beretta, dal 1812. La qualità è una tradizione di famiglia, ancora oggi. Gen Rosso. In questo mondo sempre più distante, c'è bisogno di ascoltare. Gen Rosso. Su Compact Nastri. Eni. Basta, con me è chiuso! Vecchio, anzi non sei vecchio, tu pensi vecchio. Aria, mi soffochi, pazzo mio! Io mi prendo un GSM. GSM, l'altra rete Telecom Italia Mobile. La promozione continua, anche a Natale. Dai qualche secondo di concentrazione onde avere un'eccellente erezione. Voglio nemmeno guardare a strada. Voglio fare mosca cieca. Io stavo in viaggio di nozze con mia moglie. Mi ritrovo a fare viaggio di nozze con te. È tremenda sta cosa. Arena di Verona. Le più belle voci della lirica internazionale. 18 splendide romanze in un'unica raccolta. Arena di Verona. Su CD e cassette MCA. Sopra uno spuntino veloce, sopra un pomeriggio di lavoro, sopra un buon pranzo. Soprattutto Fernet Branca. La magia del Natale a Vienna. Con Placido Domingo. Charles Aznavour. E la rivelazione Sissel Schirschib. La magia del Natale a Vienna. Accendi anche tu il tuo Natale con Christmas in Vienna. Sai, ho finito la mia tesi di laurea. Bravo, nonno. Ho fatto tutte le mie ricerche alla Indiana University. Ah, Indiana. Sì. La biblioteca della facoltà. L'IBM l'ha digitalizzata. Così con internet avrò accesso alla musica quando vuoi. Fioccano le emozioni con gli assi della neve, in pista per lo spettacolo della Coppa del Mondo di sci. Ogni settimana, in compagnia di Bruno Gattai, l'analisi tecnica, i protagonisti, le curiosità. TM Sci, ogni giovedì notte e in replica il sabato alle 14.10. Insieme a... Sentirsi a casa, a 2000 metri, Land Rover Discovery, Family Wagon. Allora, cari amici, chiedo ai nostri ospiti un minuto per parlare al pubblico, cosa che faccio molto volentieri ogni domenica sera, di Moët & Chandon. Allora, il nostro sponsor, lo champagne Moët & Chandon, il più bevuto nel mondo. Pensate, ogni 2 secondi ne viene stappata una bottiglia. La casa Moët & Chandon, per ottenere uno champagne così buono e raro, impiega anni di attenzione e di cure. Ad esempio, la vendemmia è il risultato di un anno di duro lavoro durante il quale gli esperti viticoltori coltivano, esaminano e potano senza mai interferire nel processo naturale, valorizzando così i preziosi frutti della natura, trasformandoli in un raffinato champagne. Questa sera il nostro protagonista è lo champagne Brut Imperial, millesimato, prodotto solo in annate particolarmente pregiate, in cui l'uva raggiunge un livello qualitativo ritenuto eccezionale. Pensate che invecchia, nelle cantine della Moët & Chandon, almeno 5 anni. Stasera io voglio darvi anche un piccolo suggerimento, ve lo do davvero molto volentieri. Conservate lo champagne disteso,
coricato, se volete, ad una temperatura fra i 10 e i 12 gradi, in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore. Lo potrete così conservare anche per qualche anno. Arrivederci al prossimo appuntamento con Moët e Chandon. Bene, allora, cari amici, Livia Azzariti, voi bevete mai dello champagne con Luca Giurato la mattina? No, perché no, cominciate allora. Poi devo dire, Luca neanche non ne ha bisogno, è sempre effervescente senza bisogno di champagne. È un caro amico, noi tutti siamo amici di Luca, conosciamo il valore. Non ne ha bisogno. Non ne ha bisogno, detto, perché è effervescente. È effervescente. Certamente. Allora, è una bella... È un bel incontro di lavoro questo con Luca, vero? Ci troviamo benissimo, devo dire, appunto, lui è tutto così fantasioso, effervescente, io cerco un minimo di seguire quel po' di scaletta che abbiamo tutti i giorni, lui invece la frantuma, la fa a pezzi, non fa a pezzi solo le scalette, perché da quel che si è visto la povera Venier, con te niente invece, non t'ha mai fatto male. No, io sono benissimo con lui, no. Ma non t'ha mai fatto male, ma non per non intenzionalmente. No, lei si mette i paraginocchi. Ormai lo conosco benissimo, conosco tutte le sue mosse, perciò. A che ora cominciate a lavorare, Livia? Prestissimo. Molto presto. Alle 5, molto presto. Noi iniziamo alle 7:15. Questo e che quelle scenette di cui parlavi te sono andate in onda alle 7:15 del mattino, già questo ti può far capire che l'intenzione non questo era... Questo è il quarto anno, il quinto? No. Per me? Sì, è la nona edizione. La nona edizione? Sì, Luciano, il tempo passa. La nona edizione, sì. La nona edizione, decima edizione di Uno Mattina. Subito. Sì, l'anno dopo? Sì. Lo so, ed è una cosa, ragazzi, che però fai ancora molto volentieri. Molto, molto. Non ci perché... si affeziona poi troppo ad, una, ad un programma che così. Tu sia adesso, quello. Per esempio, quando pensi ad un altro programma televisivo, a cosa pensi? Ah, non, è difficilissimo. Difficilissimo. Molto difficile. Sei legata a questa formula. Sì, anche perché Uno Mattina, appunto, essendo 3 ore tutti i giorni di diretta, si occupa veramente di tutto, cioè può occuparsi di tutto quello che accade. E per cui... I fantasmi vi occupate? Hai visto l'effetto che abbiamo creato? Ecco. Ad esempio, era intenzionale, sì. Cos'è successo? Siamo tornati alla normalità. Sì, si occupano anche di fantasmi. Anche di fantasmi, tutto, misteri, cronaca, attualità. Avete una responsabilità nei confronti del paese, perché voi date il là alle giornate. Mentre il resto della televisione viene dopo, voi iniziate e se voi... lanciate un messaggio piacevole, la giornata va piacevole. Se la rovinate con qualcosa di sgradevole, avete una grossa responsabilità. Allora, con questo criterio io avrò la responsabilità di chiuderla. Certo. Ma chiuderla è già più facile. Perché posso dire già una cosa, professore? Io credo che sia più importante stavo chiudere che non aprire, in questo senso, che chi apre la giornata la apre, poi la giornata si dipana, sì, per ciascuno di noi. Ma c'è il vecchio detto del buongiorno, si deve andare a dormire. Chiudere si fa, è facile chiudere, aprire è difficile. Come tutti gli innovatori. Loro fanno un'innovazione, ogni mattina è una nuova giornata che parte. Un'innovazione, l'ho detto in spagnolo, scusi. Sì, come mai questo spagnolo lo è scivolato così? No, si dice anche l'italiano. Comunque io ho una grande ammirazione per tutto ciò che... No, perché lui ha detto innovazione. No, Spato, la nostra Melba, principessa incantevole, è un po' sorda, quindi non ha sentito... Cos'è che non è sfuggito? Io sono tornato 3 giorni fa dall'Argentina e quindi ho ancora... Tengo Eloido Castellano. Castellano. No, stavo pensando al chiudere, anche perché chi non mi ricordo, mi pare quel pubblicitario bravissimo, chi è? Sanna ha detto che Carmen ed io potremmo essere un'ottima coppia di telegiornalisti per l'edizione serale, perché siamo l'uno e l'altra tranquillizzati. Ma stai facendo una proposta evitiamo Carmen, il discorso della camomilla. Perché... No, però invece io mi piace molto quella cosa. No, è piaciuta anche a me, per carità. Fu Sanna, credo, perché... Sì, Gavino Sanna. Sì, però anche questo... No, mi ricordo bene o non mi ricordo? Sì, ricordi, no, perché loro tendono a dire che io non... Bene. Sì, però questo... Caro Giobbe, mi ricordo esattamente. Come è potuto succedere? Luciano, però volevo dirti questo valeva però quando c'era
il ciclo diurno che si chiudeva la notte. Sì, adesso non c'è più perché è ciclo integrale, la notte continua. Sì. Quindi non si conclude niente. La, anche la notte televisiva, nel non senso si conclude niente. Anche la notte si può della incominciare, TV. È come si dice, ricorsivo il ciclo. Si può incominciare alle 23, si inizia e poi si va avanti per 24 ore. Non c'è più il ciclo chiuso, adesso è tutto aperto. Livia, noi dobbiamo, grazie professor Spaltro, noi dobbiamo ringraziare gli autori di Uno Mattina e il direttore di Rai 1 anche, Brando Giordani, sì. Perché siamo riusciti ad ottenere alcuni momenti preziosi del programma. Preziosissimi, certo, veramente in cui preziosi. Ti vediamo nelle mani di Luca Giurato che sì. Allora, di dobbiamo te permettere fa che polpette, queste, come si dice. Queste scenette sono state fatte l'anno scorso appunto alle 7 meno un quarto del mattino. Erano le presigle, bisognava riempire questi 3 minuti di presigla, allora siccome si festeggiavano i 100 anni del cinema, abbiamo avuto questa bellissima idea di fare tante parodie dei film più conosciuti. In questo contesto c'è anche quel 9 settimane e mezzo con lo striptease, sì. Con lo spogliarello di Livia Azzariti, sì, che ha punte, vedrete. Devo dire, molto osé, molto che osé, voi non sì. immaginate, attenzione, e ora le vedrete subito. Ecco qui, Uno Mattina, Livia Uno Mattina. Azzariti con... Tra Vera e Dixie scoppia l'amore come un fulmine a ciel sereno. I due, Vera e Dixie, iniziano a vivere una storia d'amore tormentosa, nascosta, travolgente, finché un giorno Schultz viene ucciso. Red Butler, per favore. Red Luca, prego, allaccia al corpetto. Luis Luca. Luca, Luis Luca. Resta, allaccia al corpetto alla signora. Il colpino che deve avere un vitino da lei. Io il colpino devo leverei, però. A me per ora piace più Ashley, sì. Ancora, perché siamo all'inizio del film. No. Ancora non mi piace molto. Ma tu, tanto eh? Io lo so che prima o poi ti piacerò più di lui. Quindi. Questo può essere, potrà accadere. Allora, se riesci. Però non ci riesci, certo. Luca. No, non ci riesci. Ma guarda che. Io scusate, ma vi ricordate chi è che stringeva il corpetto a Rossella? Io mi ricordo a che me, non cioè. Sì, certo, ma era la mammi, le mummie. Ma come? Qui abbiamo Angela Fiorella che abbiamo voglio, loro, io no? Voglio mammi. Carissima Marica ha detto, Luca, dai un bacino a Livia. Sì, sì. Io non l'ho... detto Marica? Allora... Dobbiamo dare un bacino. E che ce lo dobbiamo dare solo perché ce lo dice Marica? A me, ma se ce l'ha detto Marica... Allora, doppio bacino. Sì, uno perché ti voglio bene e sei la più bella del mondo. E il secondo, dammi un altro bacio. Qual è? Perché l'ha detto Marica. Marica, ecco qua. Facciamo il secondo Fino caso. Ci ha rimesso, Fino insomma, ci ha rimesso. Andata... Oh, per favore, andare all'ospedale, Saxarubra, vivo in un castello. Hai sentito Pino? Vive nel creato lui. Nel castello. Io nella casetta. Senta, però ci puoi indicare la strada per Saxarubra, la sa? Sì, posso indicargliela. Dov'è? Guardi davanti. Dove? Dritto. Lì? Non vedo dritto, niente. Guardi davanti. Guarda davanti. A sinistra si sale. Ma non vedo niente. Si sa come non vede. Non vedo niente. Si sale a sinistra. Senta, se proprio non la vede, venga con me nel mio castello. Livia, Pino, come l'hai chiamata la bella qua? Livietta, Livia, Livia. Eccomi. Come l'hai chiamata? Ripeti un attimo davanti sono a tutti qui. I nostri. Fermati un attimo. Come l'hai chiamata? Livietta, Livia, Livia. Allora, amici miei, voi avete tutti capito, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Luca, come la devo voi chiamare? Avete tutti capito quanto bene io voglio a Pino. Però Pino, scusami,
non sei aggiornato, ti devo chiedere scusa davanti a milioni di persone, che non fatto? Sei aggiornato. Non lo so. Facciamola breve e molto concreta, supplemento settimanale sulla TV del Corriere della Sera. La principessa del mattino, Livia Azzariti. Naturalmente chi si è divertito di più a fare queste scenette siamo noi, io, Luca e no, ma anche Strafioli, il pubblico, Marco Bazzi, anche il pubblico. Marco Bazzi che ha fatto il nostro regista, il regista che si è lanciato nella recitazione. Regista. Luca però si è scoperto qual è il sogno di Luca, che è quello di recitare Riccardo III, cioè di rubare il mestiere a voi. Adesso ve lo dico. Invece mi ricordava. A voi attori. Mi ricordava la mia incantevole compagna di divano, mi ricordava Enrica, che Luca è un signor giornalista. Luca è un giornalista della carta stampata, editorialista politico, certo. È stato sì, direttore del GR1 e ha fatto molto bene il suo lavoro di direttore. Ma anche come attore non è male. Come attore. Ti piace come attore? Sì, ecco. È irrefrenabile. Molto trovo. Contento di questo. È incontenibile, sì, proprio lui. È una forza nella natura. Sì. Bene. È un piacere. Un applauso lo meriti anche perché grazie, tu hai interpretato bene. Giove. Grazie. Giove Cova. Allora, Fio Luciano, tu sei fedele o no? Ale, voglio dire una cosa, tu hai mai fatto questa domanda in televisione a qualcuno che ti ha risposto io no? No. Non è possibile. No, no, per la verità casa, non l'ho mai fatto questa domanda in televisione, non l'ho mai chiesto. Però io sì, sono fedele, sono fedele. Tu sei fedele. E come torno a casa se non dopo? Sei fedele? Sei sicuro? No, questo è per anticipare il test. Per anticipare il test che faremo fra qualche minuto con la collaborazione spiritosa e divertita del professor Spaltro. Allora, Giove, cosa avevi nascosto? No, quali sono i tuoi libri? Qua no, ci stanno lì, dei libri, anch'io ho portato, non è il gabbiano Jonathan. Pancreas. Posso avere una luce soffusa e una musica vorrebbe di fondo? Anche... No, vabbè, non va niente, tanto che questa è una fesseria. Senza sottofondo. Che libro c'hai portato? Questo è Pancreas, comincia così, parla di scuola. Nulla è più emozionante del primo giorno di scuola, me lo ricordo. Era già dal 23 luglio che facevano la disinfestazione contro i topi. Avevano vinto i topi e c'erano delle zoccole grosse come cammelli. Il bidello sorrise e aprì il portone cadde e aprì il bidello, che ancora sorride. È rimasto sotto, ridotto come una specie di radiografia, lo portare in un ospedale in busta chiusa. Ecco questa, ma non era comincia così Pancreas. Questi sono i miei Pancreas. L'ultima fatica. La penù perché l'ultima uscirà, ma non te lo posso non dire. Puoi dire non né titolo, dire, né non niente. Te lo posso dire, però t'ho però portato... Scusa, Giove, solo questo. Hai finito un nuovo libro? L'hai scritto? Sì, ma non si non so, dire si altro, so quanto ma... esce. Però non posso scritto. Dire quanto esce, ho scritto. Poi mi dice, mi chiedi anche delle cose sul Natale che sì, c'è. Allora lì. Senti, del Natale, il Natale sta approssimandosi. Come ti è venuto in mente questo? È venuto in mente così, si sta avvicinando il Natale. Si sta avvicinando il Natale perché ti volevo parlare dell'Amref, ti volevo parlare, ecco, capito? No, ti volevo parlare questo però è un discorso serio. E allora, si sta avvicinando il Natale e l'Amref è un'associazione con la quale io collaboro, un'associazione che lavora in Africa e io collaboro con l'Amref, però questo che sto per dirti si può, perché io so che voi avete un numero verde. Sì. Al quale si telefona e uno dice come faccio a dare una mano all'Amref, però diciamo cos'è, a dare una mano un'associazione per la medicina e la ricerca in Africa. La medicina e ricerca in Africa. L'avete comprato quell'aeroplano per i dottori volanti? Ancora no, eccoci qua infatti che adesso stiamo qui anche a chiedere fondi per questa cosa qua, proprio per comprare un aeroplano per i Fine Doctors. Allora, qual è quella cosa che io volevo dire? Che siccome a Natale è molto faticoso andare in giro a fare i regali, no? Uno deve comprare un sacco di roba per tutti quanti, dice, allora fa una bella cosa, dice io quest'anno devo fare 10 regali, voglio fare 10 regali, voglio spendere 20.000 lire al regalo, quindi spendo 400.000 lire, faccio delle ipotesi. Allora che faccio? Prendo queste 400.000 lire, le do a un'associazione che gli piace a lui, quella che lui preferisce, che sia l'ex Jugoslavia o l'Amref, quella che lui vuole, la ricerca del cancro. Prende 20 bigliettini, ci scrive quest'anno il tuo regalo è andato a finire in Africa, quest'anno il tuo panettone se lo stanno mangiando i bambini della ex Jugoslavia. Così spendi quello che aveva deciso di spendere e
la gente a casa non riceve un regalo, evita anche di buttarlo 2 mesi dopo perché non sa dove metterlo, e che stanno pure più tranquilli negli altri posti. Insomma, questa mi era l'idea, una questa era l'idea di fondo che volevo esprimere, e che è più pratico. Uno non deve andare in giro, non si deve sbattere dalla mattina alla sera alla ricerca dei regali. Ecco, questo era quello che, per cui uno telefona al tuo numero verde, chiede quello che gli sta più simpatico. Io promuovo l'AMREF, per cui a me fa piacere se qualcuno poi fa questa donazione all'AMREF, ma se la fa un'altra associazione va bene lo stesso. Propongo il Consiglio Italiano per i Rifugiati. Consiglio Italiano, Consiglio Italiano per i Rifugiati. CIR, Consiglio Italiano per i Rifugiati. L'UNICEF, perché è ambasciatrice. L'UNICEF. L'ANLAIS, Centro Nazionale per la Lotta LDS. Ecco qua. Avete da esprimere. Ognuno esprime la sua opinione, ognuno ha i suoi, quello che preferisce. E così si risolve un problema in più. Hai ragione, e ognuno questa ha è un problema cosa, in meno. Questa è una cosa seria. Questa è una cosa seria. Bene. Voltiamo pagina, come leggo? Si dice, perché sì, ti leggo, perché questo ha scritto una cosa per Natale. Come ancora Natale? Questa non c'entra con l'AMREF, ma per Natale, per il prossimo Natale ho scritto questa cosa. Ma questa cosa è terribile, qui. Quella che stai per leggere, terribile, che c'entra Natale? Perché è terribile? Vabbè, adesso ti dal Vangelo secondo Emilio Fede, ecco, terribile. Ora, in una grotta a Cologno Monzese nacque un bambino e vennero i Maggi, bussarono, chiese Giuseppe Maggi. I re disse Giuseppe, no, quelli del brodo, dissero da fuori, vero brodo di galline. E Gesù disse, papà, guarda, un pollo. E la folla era entusiasta e tutti dicevano, Madonna, ho avuto un figlio, l'ho letto su Buona Novella 2000. E venne in visita anche Gianni Boncompagni e tutti gli dissero, tu stai lontano dal bambino, che è meglio. E fu un grande successo. Il bue diventò protagonista di una trasmissione dal titolo Radio Londra e l'asino scese in politica. A 6 anni Gesù incontrò un bambino che gli chiese, come ti chiami? Gesù. E tu Pier Silvio, disse il bambino. Cosa fa tuo papà? Chiese Pier Silvio. Dio, disse Gesù, e il tuo pure, disse Pier Silvio. Mio papà, disse Gesù, ha creato la terra, il mio la standa, disse Pier Silvio. Mio papà, disse Gesù, è sempre stato e sempre sarà. Cazzarola, disse Pier Silvio, ha incontrato il figlio di Andreotti. Mio papà, disse Pier Silvio, in Italia fa miracoli. Non è vero, disse Gesù, io lo so perché sono onnisciente. Pier Silvio disse, va a fa mocca comunista. Ora Gesù crebbe e ebbe successo e gli affidarono una trasmissione dal titolo Cantando con Cristino, in diretta concorrenza con lo Zecchino d'Oro, incense e mirra. Bella trasmissione, Gesù predicava e diceva, beati poveri, e tutti dicevano, cazzarola, è pure comico, senti quante fesserie dice. E Gesù dice, chi è senza peccato scagli la prima pietra, e gli arrivò una mattonata qua e tutti dissero, sorrisi, sei su scherzi a parte. Ora Gesù faceva un numero bellissimo con Lazzaro, finché un giorno guardò Lazzaro e disse, Lazzaro scusi, ma che ci fa con le Adidas? È lo sponsor, disse il produttore, anzi lei dovrebbe dire, Lazzaro alzati e cammina comodo con le Adidas. E non guardi Lazzaro, guardi la 3. Ma Gesù si rifiutò e fu condannato a morte. Giuda si impiccò all'albero delle idee e fu a papetretti. Gesù non poté risorgere dopo 3 giorni, ma il sabato in prima serata, perché lo sponsor aveva comprato l'esclusiva per la manifestazione. Parola di Giobbino. E che puoi dire? Ecco qua, mettiamo questa per Natale, è natalizio. Che puoi dire? È natalizio. Nessun commento, perché Giobbe va ascoltato, bisogna arrivare. Pubblicità, Stefania Cucciarelli, pubblicità, subito pubblicità e dopo il test. Sapremo dopo se abbiamo propensione per la fedeltà o per l'infedeltà. Tu cosa prevedi per te? Io so già la risposta per te. Fra un minuto, dopo la pubblicità. Secondo me. Sembra che una delle vittime dell'incidente sia Klaus Zell, fratello 72enne del criminale nazista Christian Zell. Un traffico internazionale di diamanti. Ci è mancato poco che saltassi per aria al mercato delle pulci. 2 fratelli. Uno vive pericolosamente al servizio del potere. L'altro nel ricordo del padre. Perché tuo fratello era uno dei corrieri che trasportavano i diamanti a Parigi. Lei è uno storico. E io faccio parte della storia. La fuga e la vendetta diventano i suoi obiettivi. Dustin Hoffman, Laurence Olivier, Roy Scheider. Il Maratoneta. Venerdì sera alle 20:30 su TMC. Intensa,
appassionato, italiano, dirige muti. Il più affascinante dei direttori interpreta le più belle pagine di Mozart, Strauss, Rossini ed altri compositori. 9 registrazioni digitali con 2 brani inediti tratti dal concerto di Capodanno. Dirige muti. Qual è la tua ricetta preferita? Oggi, con il nuovo Braun Mini Pimer Vario, è più facile e più veloce. Perché quando vuoi fare presto e bene in cucina, noi abbiamo la ricetta giusta. Braun Mini Pimer Vario. Illuminò il vuoto, illuminò il silenzio, quell'apparizione improvvisa. Dio su una Harley, di Joan Brady, una favola spirituale. Sonzogno, in libreria. La scoperta di un segreto d'amore conquista il calore di una famiglia. Il primo dono è il sentimento di un genitore. È una storia commovente che resta nel cuore. Da Sonzogno, in libreria. Il cinema e la sua musica attraverso le più belle colonne sonore. 100 anni di cinema. 32 temi indimenticabili per festeggiare un secolo di grandi emozioni. Anni di cinema, quando la grande musica incontra il grande schermo. Che sarà, sarà. Benvenuti a Trieste. Welcome in Trieste. Welcome to Trieste. Bienvenue a Trieste. Добро пожаловать в Триест. Trieste ti aspetta. Vamos a bailar, amigos! Arriva il travolgente album dei Los Locos. Una raccolta tutta da ballare. El Menaito, La Banda, Porón Pompero, Macarena. Tutti i più forti e il disco più ballato e più venduto del momento. El Tiburón. Ahí está, Los Locos. Va bene, ciao, a dopo. Perché ho scelto 6 e senza filo? Perché ero stanco delle interferenze e delle bollette a rischio. In raggio d'azione, più di 300 metri. È inseparabile, mi accompagna ogni mattina per la spesa sotto casa. Ho scelto 6 e senza filo per dare più colore alle mie telefonate. 6 e senza filo 900. Finalmente un cordless leggero, compatto, omologato. Può collegare fino a 4 portatili aggiuntivi. 6 è omologato. The Memory of Trees, il nuovo album. Enya, l'artista più originale della musica contemporanea. Enya, The Memory of Trees, 11 nuove emozioni in musica. In PMC Video. È nuovo, con tutte le informazioni aggiornate sui programmi di Tele Monte Carlo. E in più, tante rubriche interessanti. Telemercatino, con gli annunci economici e di lavoro. I messaggi personali e i teleauguri. I viaggi con tante offerte convenienti. PMC Video. Per sapere sempre qualcosa in più, basta un dito. Le mille e una notte del tappeto volante in collaborazione con... Bringeps collezioni oro. Bringeps all is gone. Moe Chandon. Dunque, a quest'ora della notte è arrivato il momento del test. Noi abbiamo, come abbiamo annunciato, test. Il test psicologico, zio Luciano, perché noi abbiamo indagato, vogliamo indagare sulla fedeltà e la infedeltà dei nostri ospiti. Abbiamo organizzato questo test insieme con il professor Enzo Spaltro. Poi ci sarà anche per gli amici di casa, che io vi invito a seguire questo test, perché alla fine ci sarà una domanda solo per voi, che potrete partecipare, e domani, lunedì, la prima persona che prenderà la linea, che risponderà alla domanda, avrà l'opportunità di vincere un bellissimo abito della variazione Gattinoni, e perciò c'è anche un abito per voi. Dunque, professore, io voglio sapere, per rispondere a queste domande che sono semplicissime, sono molto così, come bisogna rispondere? Bisogna innanzitutto non pensarci troppo. E infatti.
Secondo, considerare che è un gioco, quindi sì, è un po' scientifico, qualche cosa di scientifico c'è, ma è soprattutto un gioco. E poi bisogna ricordare che questi tipi di test fanno parte di un gruppo di test sul benessere. Sì. Ecco, io ho scritto un libro che, da cui adesso è tratto questo test. Subito, professore, eccolo qui. Qualità e psicologia del benessere, perché noi veniamo da millenni di psicologia di malessere. Siamo oramai abituati al malessere e in realtà per una serie strana di fatti, abbastanza comprensibili, stiamo avviandoci verso il benessere. Anzi, io credo che in Italia noi siamo già benestanti e non ce ne siamo ancora resi conto. La psicologia del benessere cambia completamente la logica e lo vedremo in questo test. Questo test è uno dei 10 test che sono contenuti in questo libro Qualità. Sì. E quindi la vedremo, perché fedeltà o infedeltà, vediamo. Cos'è professore, la fedeltà? Cosa bisogna intendere per fedeltà? Ma è vita. No, ci dica il professore. La fedeltà, scusa. Io direi, non è una cosa banale la fedeltà come fedeltà sentimentale, che è importante. Banale, professore? Eh sì, perché si finisce. No, è banale se si parla solo di quello. Allora, la fedeltà in senso lato. La fedeltà in senso lato, dottoressa, come coerenza, fedeltà all'amicizia, fedeltà verso noi stessi, per esempio, certo. Che è la coerenza. Certo. Coerenza. Ecco. Cioè, non dico che sia banale il fatto di occuparsi solo di fedeltà sentimentale, sì. Ma diventa banale se ci si occupa solo di quello, perché diventa una cosa così, mi sei fedele, mi tradisci, non mi tradisci, sì. Che esiste anche quello, ma non c'è solo la fedeltà di comportamento. Fedeltà di comportamento, ecco, e il dubbio è questo che ci poniamo stasera. Bene. È proprio bene essere fedeli o è bene essere infedeli? La sua risposta qual è, professor Spa? Io personalmente sono favorevole. Non lo dico. Non ci ha allargato gli orizzoni. Sì, con questa accezione essere infedele. Laura Nardi, positivo. No. Laura, tu tra fedeltà e infedeltà che cos'è? Fedeltà. Fedeltà. Sì, sì, sì. Giulietta. Ma guarda che lo porto dinanzi a me. Ma zio, la dottoressa Forte vuole dire qualcosa. Grazie, signora. Lei diceva che prima la fedeltà non sempre è positiva e l'infedeltà non sempre è negativa. Non sempre. Quindi negativa. Quali sono gli aspetti positivi e negativi dell'una e dell'altra? Ecco, perché la fedeltà, spingendola troppo, diventa rigidità. Diventa conformismo, bigottismo. Ecco, d'altra parte la fedeltà è molto legata al concetto di scarsità o di povertà. Ecco, la fedeltà è, uno è fedele anche nella misura in cui non c'è di altro, non c'è professore, mi sta cambiando l'idea. Ma a quest'ora è l'ora della verità. Io sono di Macondo, io vengo da lontano, lei non mi può dire queste cose, perché adesso non riuscirò a dormire. Io glielo posso dire, tanto è vero che glielo sto dicendo. Il problema è che a quest'ora della notte siamo più sinceri e quindi possiamo essere più sinceri. L'equilibrio giusto sarebbe, io sono fedelmente infedele. Sì, ho infedelmente fedele. Hai sentito il concetto? Io però vorrei una cosa, vorrei chiedere alla nostra Melba, incominciamolo, sì. Perché sennò influenziamo... Però professore, guarda, c'è una fedeltà di comportamento, Copatta, appena abbiamo iniziato a parlare, è iniziato a sventolarsi, non so cosa significa questa cosa. Io sono d'accordo, essere fedele sull'isola deserta non è un giorno. Va bene, per favore, questo cashmere non è abituale. A sapere veniva in galottiera come le tue passate. Questo test misura l'infedeltà di testa, di cuore o di pancia? Non lo so, Enrica, non lo so, non mi puoi chiedere tutte queste cose. La fedeltà di pancia. Io non lo so, io direi, facciamo il test e poi vediamo. Poi lo commentiamo subito dopo. Dunque, allora mi raccomando, anche al nostro pubblico di casa, mi raccomando, mano sul cuore, risposte immediate, spontanee, di getto. Quello che viene è quello. Benissimo, iniziamo, sì, mano destra, Rita. Allora, domanda numero uno. Per essere al corrente, preferite leggere A, lo stesso giornale, B, molti giornali, C, quello che vi capita, D, solo le cose preferite, E, quello che vi consigliano. Rita, risponde. No, aspetta, io non ho, quindi devo vedere te. Bene. Ecco. Iniziate, avete già risposto?
Ecco, non vediamo il punteggio ora. Carmen, aspetta, zio Luciano. Carmen, la sorella immediata. Qui ci sono tante. Allora, adesso vediamo il punteggio. Attenzione, amici, adesso vediamo il punteggio di questa domanda. Vediamo qua. Chi ha risposto A deve scrivere un 2. Chi ha risposto B deve rispondere 1. Vedete qua il video wall, così vi potete... E chi ha risposto C? Meno 1. Chi ha risposto D? Meno 2. Chi ha risposto E? Un bel 0. Bene? 0 con la Z. 0. Con la Z. 0. Come la mosca Z. Nada de nada. Allora, passiamo, siete pronti? Sì. Bene, guarda la mamma Pignola, tutta pronta, perfetta, Simona. Sì, sì. Allora, domanda numero 2. Preferite usare una borsa di, intendiamoci, può essere anche una 24 ore, può essere una borsa di viaggio per le, anche per gli uomini. Una borsa di metallo, A, B, plastica, C, pelle, D, gomma e stoffa. Guardate che bella dizione che sfioro questa sera. Allora, vediamo subito il punteggio. Ecco. State rispondendo, così mi piace, zio Luciano. Allora, chi ha risposto A deve scrivere un 2. Chi ha risposto B deve fare un 1. Chi ha risposto C deve essere un meno 1. Chi ha risposto D un meno 2. E chi ha risposto E deve fare un bel 0. 0. 0, sempre come con la sette. Ma come si deve, dimmi, Carmen, Emiliano, tu che hai una edizione 0. No, aspetta, comunque zero è 0. Non è 0. Emiliano zero. Zapata. Sì, perché in spagnolo voi avete la C, la C. Lo zapato mi aprieta. La smeria me dan calor. Il beso che mi dà mi madre lo guardo nel corazon. Allora, domanda numero 3. Attenzione, tocca a me. Momento musicale, vai Rita, tocca per favore, Rita Fuerte. Adesso sentiremo 5 canzoni diverse. Rita accennerà ogni canzone. Voi dovete scegliere quella che voi amate di più, di getto, mi raccomando amici, di impulso, non mettetevi a pensare. Questa scelta di questa canzone è molto importante per riuscire a capire chi siete. Allora, dunque, maestra. Pronta. Grazie, dottoressa. Questo amore è una camera a gas, è un palazzo che brucia in città. Questo amore è una lama sottile. Questo amore è una bomba all'hotel. Questo amore è una finta sul ring. È una fiamma che esplode nel cielo. Questo amore è un gelato al veleno. Pazza idea di far l'amore con lui, pensando di stare ancora insieme a te. Folle, folle, folle idea, sentirti mio, se io chiudo gli occhi sono tu. Veniva dal mare, parlava un'altra lingua, però sapeva amare. Ed un giorno lui prese mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Ma sai, le donne sono un'altra cosa. Se sono donne sono un'altra cosa. Non sono sempre chi ti porti a letto. Non sono solo il vestito e zitto. Se fai un letto ti
ti addormenterai, non lo sciupare, quello è l'amore. Sono il silenzio che ti sa ascoltare, una carezza che ti sa svegliare. Sono il coraggio di restare accanto quando una storia ti si spezza dentro. Se sono donne, sono un'altra cosa, e poi l'amore non sta sempre là, perché gli sbagli sono un po' la vita che se ne va. Allora, io devo dire qualche cosa, devo dire qualche cosa. Ho scritto di getto, come diceva. Brava. Di getto, prima di sentirlo. Non fare discussioni. Deve essere di getto, non lasciatevi influenzare. Io ho scritto di getto. Giove, guarda, non bisogna lasciarsi influenzare neanche. Giove? Nettuno. Plutone. Plutone. Plutone come Pluto. Il cane di Vigo. Giove. Plutone, il cane di Napoli. Va bene, ragazzi. Continuate a prendermi in giro, io non continuo il test. No. Vabbè, parliamo un attimo. Allora, Nettuno, mi raccomando, guarda. Qua bisogna scegliere senza influenzarvi anche di questa canzone, degli autori, di quelli che cantavano, eccetera, eccetera. Io vi ricordo. Allora, vediamo, Chi ha risposto a Fotoromanza di Gianna Nannini? Vediamo un meno uno. Chi ha risposto B, Pazza idea di Patti Pravo, deve mettere un meno due. Chi ha risposto C, 4 marzo 1943 di Lucio Dalla, 1-0. Come chi ha risposto D, Le donne sono un'altra cosa, può mettere un 2. Di chi? Di Rita Fuerte. Rita grazie Forte. Professore, devo dire. Un bel 2, positiva questa canzone. Rita, per favore, non dovete commentare. Non influenzare. Non puoi influenzare. Se mettono 2 e votano la terza. Per favore, amici, rispondete quello che vi viene da cuore. Velocissimamente, il cielo è un'estanza 1. No. Avete scritto, mi raccomando, in una estanza. Allora, passiamo alla domanda numero 4. Passiamo alla domanda, professore, sì? Professore Espaltro dice di sì. Sì, professore, grazie. Ho capito chi è la capra espiatoria. Allora, una... Chi è? La pecora espiatoria, si dice. La capra respiratora. Scusa, No, va benissimo, chiedo scusa. Va bene così. Vado avanti, che lei è bravissima. Non capisco niente, va bene. Bravissima. Allora, una domanda su un sentimento molto importante che noi vogliamo sapere. Secondo voi il sapore che ha? Stiamo parlando dell'amicizia, attenzione, l'amicizia, guardo qua, Guido, io ti vedo un po' preoccupato, attenzione. Allora, secondo voi l'amicizia ha il sapore dolce? A. Ha il sapore salato? B. Ha il sapore acido? C. Amaro? D. Agrodolce? E. Oddio, dolce, salato, abbiamo detto amaro. Momento. Guarda, amaro, agrodolce. Momento, ecco qua, nel video world. Bene. Enrica e Simona, per favore. Già fatto. Vi metto 2, come dice Rita. Abbiamo già scritto. Allora, noi abbiamo già scritto. Vediamo già il punteggio. Che già scrivito la cosa che io credo dell'amicizia. Sì, per favore, dobbiamo parlare italiano. Allora, vediamo, amici. Chi ha risposto che l'amicizia è dolce deve scrivere un 2. Invece B, la risposta B, salato, un 1.
La risposta C, acido, meno 1, D, amaro, meno 2, agrodolce, 0. Nada de nada. 0, sempre zero. Come 0. Passiamo. Simpaticissima. Avete scritto? Fatto. Tutti quanti? Guarda sì. Femmina sì. Come ride. Allora, domanda numero 5, questa è l'ultima domanda. Attenzione, dovete, per favore, scusatemi. Disculpa. Grazie. Disculpa. Allora... Nettuno, dobbiamo guardare questa fotografia, guardate bene questa foto, e così di getto questo posto vi fa venire voglia di A. Sapere che posto è, B. Fare foto, C. Passeggiare, D. Vedere che festa c'è, E. Cercare angoli nascosti. Allora, facciamo subito il punteggio, iniziamo a vedere chi ha risposto la domanda A, ancora c'è il posto, bisogna guardare bene, sì. Ecco. Allora chi ha risposto A, sapere che posto è, deve scrivere un 2, chi ha risposto B, fare foto, meno 1, C, passeggiare, meno 2, D, vedere che festa c'è. 0 e cercare angoli nascosti 1. Ecco, noi abbiamo finito il test, adesso c'è un pochito... Ma prima forse bisognerà suggerire di fare i conti a casa. Facciamo fare i conti a casa, facendo la somma delle 5, non solo, ma io direi che la gente incominci a pensare, prima di sapere il risultato, di farsi una autodiagnosi. Che significa, professore, questo? Uno che si autodefinisce, cioè ognuno di voi, prima di sapere i risultati, si dica... E ci dica rispetto alla fedeltà, rispetto alla fedeltà, alla fedeltà, come si sente? Allora facciamolo qua di noi, una carrellata subito? Non credo che avremo il tempo. No, no, io direi, facciamo così, il massimo è più 10, cioè fedeltà. Il minimo è meno 10, infedeltà. Ognuno si autovaluta. Prima di fare la somma dei risultati, si autovaluta e poi vede come si vede e come invece risulta il test. Questa differenza... Scusa professore, solo una cosa rapidissima. Il meno va sottratto ai valori positivi. Meno è più, cioè 2, meno 1, quindi è 1. Quindi vanno sottratti, no? Evidentemente. Molto. Però è molto importante che a casa e qui si faccia l'autovalutazione, ci si guardi dentro, come uno si vede e come gli altri mi vedono. Durante la ex pubblicità. Durante la ex pubblicità. Ci vediamo fra un... Come convincerete il vostro governo ad accettare in questa missione anche gli americani? Noi saremo lì per primi, comunque. Il problema è soltanto vostro. Ho deciso di andare. Quanto è lontano, Giove? Dottor Floyd, Orloff ha rilevato strani segnali provenienti da una luna di Giove. Se i dati sono esatti, c'è qualcosa laggiù. Laggiù c'è vita. Senta, dobbiamo andarcene da qui. 16 anni dopo Stanley Kubrick, Peter Yams torna sulla rotta del Discovery. Siete sicuri di aver preso la decisione giusta? Roy Scheider, un viaggio oltre i confini del cosmo. 2010, l'anno del contatto. Domani sera alle 20.30 su TMC. Nuova energia al tuo tempo. Princeps Jamaica Sound, il primo orologio sportivo con calendario perpetuo e ripetizione sonora dei minuti. Princeps Jamaica Sound, più potenza al tuo ritmo. Gen Russo. In questo mondo sempre più distante, c'è bisogno di ascoltare. Gen Russo. Su Compact Nastri. Eni.
dove ti porta il cuore. Basta, signori, io me la squaglio. Siete troppo soldatini. Aprite le finestre. Movimento! Io non sono come voi. E voi non siete come me. Io mi prendo il GSM. GSM, l'altra rete Telecom Italia Mobile. La promozione continua anche a Natale. ...90 minuti ad alta tensione. Dall'Anfield Road di Liverpool, lo spareggio che assegna l'ultimo posto utile per i campionati europei. Olanda Eire. Mercoledì sera alle 23 su TMC. Allora, cari popolo infedeli, stavo per dire, no? Allora, cari amici, vorrei rubare un minuto, chiedere un minuto la cortesia dei nostri ospiti per parlarvi di Princeps Jamaica Sound. Jamaica Sound è una linea di orologi sportivi molto colorati, vedete orologi sangue blu, il cinturino, la cassa, la ghiera sono assemblati in un piacevole colpo d'occhio e mai un orologio sportivo ha dato tanto per così poco. Jamaica Sound è dotato di un calendario perpetuo, completo, che indica il giorno, la data, il mese e l'orologio evidenzia anche l'ora locale e questa è una funzione molto utile per chi viaggia, per chi va all'estero e possiede anche una suoneria, questo orologio gradevole da ascoltarsi. Canta anche la ninna nanna. Tutto. No, però ha una suoneria che si ascolta molto volentieri perché è un suono piacevole. Siamo vicini al periodo dei regali, al Natale, quindi è arrivato il momento di scegliere i nostri regali, scegliere un Princeps Jamaica Sound ci farà fare certamente una ottima figura. Bene, allora, popolo di infedeli, dicevo prima, o di fedeli, professore, guarda, secondo il professor Spaltro siamo più infedeli o più fedeli? Io direi che il giudizio lo diamo insieme alla nostra vita. Però vita. L'orientamento dell'autorevole psicologo è questo, che viviamo un periodo di abbondanza e quindi certi valori stanno cambiando. È da fastidio doverlo riconoscere, ma anche il valore fedeltà non è più quello di una volta. Basta pensare al lavoro, per esempio, la fedeltà non vale più come una volta, esatto. Il merito è più della fedeltà, non basta essere fedele, bisogna saper fare le cose. Okay. Alcuni valori, ecco, come quello della efficienza, dell'abilità, del successo, deve acquistare maggiore validità. E quindi la fedeltà non è più quel vertice a cui tutti aspirano, quella roccaforte. Quindi dal momento che noi abbiamo più 10 fedeltà e meno 10 infedeltà, noi potremmo anche rovesciare, volendo fare più 10 infedeltà. Ma non rovesciamo se non ci confondiamo. I più anziani potrebbero confondersi, ecco. Quindi rimaniamo dentro questa scala. Io per esempio ritengo che adesso che con Melba daremo i giudizi, sì, la gente a casa deve tenere presente che il bene non è tutto da una parte, cioè, e il male neanche tutto da una parte, che c'è un po' di bene, un po' di male da una parte e dall'altra parte. Allora muoviamoci così, cioè così alternandoci, allora vediamo il risultato. Giove, per favore, voglio sapere quanto sei stato. Cominciamo da me? No, vediamo. No. Da infedele sarebbe da meno 10 a meno 7. Questo sarebbe infedele, il più basso. Professore, che significa? Il più basso, nel senso che uno è in un cambiamento continuo che segue le circostanze e non ci piace, se siamo infedeli, essere sempre nelle stesse situazioni, con le stesse persone, con le stesse relazioni. Il piacere della infedeltà rappresenta anche il piacere della disponibilità. Chiedeva Enrica Bonaccorti se c'è qualcuno qui fra noi che ha questo valore. Punteggio. Questo chi l'ha preso? Nessuno? Neanche, meno 10 e meno 7. Neanche Covatta? No. Neanche Covatta. Giove ancora non è arrivato. No. Allora, da meno 6 a meno 4, poco fedele. Qualcuno di noi ha preso questa puntuazione? No. Punteggio. Allora, ecco, favore, io direi, professore, che qui ci stanno le persone, a casa sicuramente ci sono,
anche perché qui noi un po' abbiamo recitato, è vero, il ruolo dei fedeli, perché il noi discorso... No, vabbè, che qua tutti quanti, perché ha qualche dubbio, professore? Sì, sì, io ho moltissimi dubbi. Per paura di compromettere l'immagine. Per paura di compromettere l'immagine, in giro, dire è infedele. Ma se non sapevamo le risposte, ecco. Scusi, i punteggi, come potevamo fare? Beh, vabbè, ma l'intuito degli artisti... Voi siete bravi. L'intuito degli artisti, cara Enrica. Vai. Uno è poco fedele se dimentica gli appuntamenti, gli accordi, i programmi e se considera il mondo tutto in evoluzione, una grande evoluzione, e poche cose sicure, tutto il resto lo considera in gioco. Un gioco. Allora passiamo, nessuno fra meno 6 e meno 4. Ancora, allora passiamo a quelli che sono definiti mutevole Covatta. E hanno da meno 3 a meno 2, ecco, Giove ne ha un meno 2. Rita Forte. Ragazzi, guardate che sorpresa. Sì, la però nostra... io Rita Forte la metterei al meno 2 per motivi troppo lunghi da spiegare. Anche la nostra candida Laura. Meno 2. Ecco, noi siamo sorprese. Perché questa bellissima Laura Nardi, questo candore che riflette, ha preso un bel allo stesso livello meno 2, allo stesso livello di Giove. Giulietta. Come me, capito? Allora, Giulietta è uguale, sua, sempre a livello suo. Un'attrice interpreta i ruoli che vuole. Che vergogna, che figura. Professore, come sono quelli mutevoli? I mutevoli sono persone che vanno a momenti, con fedeltà e tradimenti alterni, la fedeltà li affascina molto, ma non è per loro una virtù. Il piacere della fedeltà si mescola con il piacere della trasgressione. Ecco, Laura, che lo dici? Laura? Io, sicuramente trasgressiva, basta sentirla cantare. Mi autocensura questo. Però l'hai ascoltato con interesse questo profilo, Laura. Io ti ho guardata. Chissà, forse è vero, forse no, non lo so. No. Dopo ci non penso. Dire più di tanto. Lo scopo di questi giochi non è di conoscere la verità, che chissà qual è, ma è instillare dubbi, fare in modo che la gente si guardi un po' più dentro. Bene, allora continuiamo a instillare i dubbi, molto bello, parola mia. Da meno uno a più uno sarebbero le persone indecise. Mi pare di aver capito che la nostra adorata Rita Fuerte... Sì. Però, professore, io ho fatto meno uno. Allora, voglio spiegare. Pure tu hai fatto meno uno? A più uno. Guido, una grande sorpresa per noi. Siamo nello stesso gruppo. No, tu sei più. Io ho fatto meno uno, però il professore Spaltro continua a dire che io sarei poi in realtà meno due. Io fossi. Ecco, c'è un motivo. Come che io fossi? No, io sarei. In una delle domande c'era la risposta, la domanda sulla canzone. La domanda sulla canzone. Certo, perché io ho scelto la mia. Ha scelto la sua e quindi ha fatto due. Se non ci fosse stata la sua canzone, avrebbe scelto Pazza Idea, che so che gli piace, e quindi sarebbe scesa a meno 2, meno 3. Allora, dobbiamo, professore, andiamo avanti. Come sono gli indecisi? Gli indecisi sono persone che hanno frequenti smarrimenti e pentimenti. Guido. La fedeltà è un mito che si cerca di mantenere, ma non sempre ci si riesce, e c'è il gusto in queste persone di tornare a essere fedeli, cioè tradire per avere il gusto di ritornare. Pentiti. I pentiti, bravo. Allora qua avremo è il Guido regista di Male Mamme. Male Mamme appartiene a questa categoria. Sì, bene. Guido allora Torna, mi piace essere pentita. Anche Livia, Zaniti, la nostra Grace Kelly. Ma come? Cesare, non lo so. La nostra principessa del mattino. Forse ho scelto una canzone che non dovevo scegliere. No. Poi il test può anche sbagliare, il test. Lei come si era valutata? Beh, non lo so, alto. Lei ha detto che troppo fedele no, perché sennò si è noiosi, troppo infedele no, perché sennò si è qualche altra cosa, una giusta via di mezzo, speravo. Però Livia, guarda, però sappiamo indecisa, che sei fedele al lavoro. Appunto, già da quello si capisce un po'. Ma vediamo, con Livia, io sono mutevole e indecisa. Attenzione amici, dobbiamo stringere e passiamo a quelli che sono costante, cioè quelli che hanno preso un punteggio da più 2 a più 5. Chi abbiamo nel nostro salotto? La sorella zio Luciano
Enrica e Zenima. Bene, abbiamo un cuore. Siete coerenti, cioè, siamo coerenti, fedeli soprattutto a se stessi, rispetto agli appuntamenti, gli accordi, i programmi, verissimo. Anche se costano sforzo, vero. Però costano sforzo. Vero, la vostra fedeltà però è più un dovere che un piacere. Eh? Mi pare... È un dovere più che un piacere, quindi ho dei dubbi. Secondo me avete un po'... Infatti io se provocata sono infedele. Ah, ecco, brava. Se provocata. Ma sì, mi tocca. Allora, vediamo chi sono quelli fedeli, quelli che rispondono fedelmente a questo appellativo, da 6 a 10, da più 6 a 10. Nessuno. No, devo dire, scusatemi, non è perché li ho fatto io, ma io ho preso un bel 8 e non sono noiosa, devo dire. No. Non considero questa una... È vero che sono una donna antica, una donna che è fedele alla patria, ai gusti, non so, fedele ai suoi pensieri, ai suoi sapori, alle sue radici, tutte queste troppo, cose. Melba, però, la patria non troppo. Ma io sono... No, ma vabbè, la patria è la mia, Italia, scusa, Italia. Ah, vabbè, allora. Italia, Santo Domingo insieme. Come sono? Allora, sono fedeli nel tempo e nelle situazioni, anche se non c'è nessuno qui, ma a casa ci sarà sicuramente qualcuno. Sono io, sì, Melba, ma aspetta, no, il problema. Io non ci credo molto, ho dei dubbi, sono un vecchio scettico io. Non c'è cascato nessuno. Guarda, Giove, non c'è cascato. Rispettate gli accordi presi senza sforzo. Il bello di queste persone, di Melba, è che sono fedeli e hanno piacere della fedeltà. Hanno il piacere della fedeltà. E non sono masochista, eh? Allora, dobbiamo fare una domanda al pubblico. Al pubblico a casa, che potrà rispondere quando? Domani, lunedì, dalle 15 alle 16, vedrete il nostro numero del gioco adesso apparire. La prima persona che risponderà a questa domanda che vi faccio avrà l'opportunità di vincere un bellissimo abito di variazione style Gattinoni. Allora, in questa puntata noi ne abbiamo parlato sulla fedeltà e noi vogliamo sapere, Anna Falchi, che recentemente ha ammesso di aver tradito Fiorello, che prontamente ha perdonato la bellissima fidanzata. Anna Falchi, infatti, è originaria di Tampere. Tampere. Allora, noi vogliamo sapere... Dove è originaria? Tampere. E dove sta Tampere? Signor Luciano, questa è la domanda. In quale nazione si trova questa città? In quale nazione si trova questa città dove è nata la nostra... Ma siete sicuri di questa domanda? Sì, siamo sicurissimi, signor Luciano. Allora, amici, domani, durante il gioco musicale, alla fine del gioco musicale, saprete, diremmo chi è la persona che ha vinto questo abito. Brava Melvita, grazie allo spirito, alla cortesia del professor Spaltro, sempre piacevolissimo e cordiale amico del tappeto volante. Allora, Laura Nardi, incantevole Giulietta, ora tocca a te. Ora tocca a me. Facciamo... po' di Shakespeare addirittura. Sì, speriamo appunto di non avere vuoti di memoria pure io. E il pezzo è il... Ricordiamo qualche che... scena prima. Ricordiamo che la regia è di Peppino Patroni Griffi, che siete in tournée in Italia. In tutta Italia. In questo periodo. E... è il momento prima della notte di nozze tra Romeo e Giulietta, poco prima. Andiamo? Bene, abbassiamo le luci, adesso applaudiamo la nostra Laura. Grazie. Ed ascoltiamo Shakespeare in salotto. Stendi il tuo impenetrabile velo, notte, fatta per amare, occhi di luce fuggitivi. Chiudetevi e Romeo corra tra le mie braccia nel segreto del tuo mistero. Basta agli amanti per i loro riti d'amore specchiarsi nella loro stessa bellezza e se l'amore è cieco, egli ben s'accorda con la notte. Vieni, notte cortese, signora sobriamente abbigliata nero su nero. Insegnami a perdere una gara vincente giocata da due verginità immacolate. Nascondi il sangue che mi batte alle guance col tuo nero mantello, così che quest'amore sconosciuto divenga sfrontato, ma compia il crudo atto con semplice purezza. Vieni,
Notte cortese, vieni amorosa notte dalle ciglia nere, dammi il mio Romeo. E quando morirà, prendilo con te, taglialo in tante piccole stelle. Egli renderà la volta del cielo più splendente e tutti cadranno innamorati della notte, rifiutandosi di adorare il sole, troppo abbagliante. Io ho comprato la dimora dell'amore, ma ancora non è mia. Sono stata comprata anch'io, ma ancora non goduta. Noioso questo giorno che non finisce mai. La vigilia di un anniversario per un fanciullo impaziente che ha un vestito nuovo e ha voglia di indossarlo. Bravo! Che splendida Giulietta. Patroni Griffi la diretta e la dirige in questo Giulietta e Romeo, che vi suggeriamo di non perdere, cari amici che ci state seguendo. Però che brava anche Alessandra che fa la regia di questo programma, come prende le cose essenziali. È proprio bravissima Alessandra, non per nulla è brava. È gigante. È veramente Alessandra gigante. Un minuto di pubblicità, un minuto di pubblicità e poi il tempo di salutare i nostri amici e il nostro pubblico. Ci vediamo fra un minuto. Gli auguri affettuosi a Carmen La Sorelli. Grazie. Non conosciamo ancora il titolo di questa seconda serata, ma sappiamo che sarà uno spettacolo. Sì, non per dire sorpresa, ma ci stiamo pensando, la sostanza è questa. Buon lavoro, in bocca grazie. Al lupo. Grazie. Grazie al professor Enzo Spaltro. Caro amico, ecco, vorrei chiedere a Carmen un momento, ecco, questo è l'ultimo... L'ha regalato a me. Te lo restituirò subito, ma vorrei farlo vedere, vedete questa copertina ai nostri spettatori, qualità, psicologia del benessere e della qualità della vita, è l'ultimo interessante libro di un con caro l'augurio amico. Di benessere con l'augurio e di qualità benessere. Della vita a tutti i presenti e alla gente a casa. Tu non hai fatto il test perché l'hai inventato, ma... Sarei sì. del tutto infedele, io mi conosco, sono il professor infedele Spano. Al massimo. Allora amici, avete preso buona nota, riscrivete questo appuntamento il 12 di dicembre al Teatro Parioli a Roma, prima di Male Mamme di Terron e Vaine, con la regia di Guido Torlonia, interpreti e protagoniste Enrica Bonaccorti e Simona Marchini. Splendide amiche, bravissime attrici. Io ho una domanda da fare però a Enrica, rapidissima. Conduttrice famosa, acclamata, attrice bravissima, io ti vidi recitare anni fa, eri proprio splendida, agli inizi della tua carriera. Io ho fatto i primi 10 anni di lavoro in teatro, gli altri 10 in televisione e adesso riapriamo la parentesi. Fra i due lavori qual è quello che ti prende di più, che ti dà più... Quello che mi interessa di più come persona è sicuramente il giornalismo televisivo, in assoluto. E quello che mi piace di più emozionalmente è il teatro. Finalmente io dopo anni che non avevo più un certo tipo di paura, un certo tipo di emozione, lo sto riprovando, anche perché negli ultimi anni la televisione che ho fatto non mi è piaciuta. Simona, e questo teatro lirico? Beh, sono reduce da una regia di Amico Fritz di Mascagni. Quest'anno è il con Pietro Ballo, con Pietro Ballo, con Maria, sono bravissimi. Ho sedotto perfino lei che detestava l'opera, è venuta a vedere ed è rimasta tutto il tempo. Sì. No, è un'ottima compagnia, siamo al Teatro Brancaccio ancora domani sera. Comunque era una regia ripresa da Livorno da 4 anni fa. Sono i 50 anni della morte di Mascagni, per cui quest'anno lo si celebra. Andateci, eh? Grazie Simona. Gio Beccovatta, in bocca al lupo per il nuovo libro di cui non conosciamo il titolo. Non conosciamo il titolo, non lo sappiamo, non ce lo dirà io. E grazie per gli auguri. E... Sei stato molto gentile, ti ringraziamo molto. Giobbe, ti è piaciuta Laura Nardi? Ti è piaciuta?
la verità. Sono rimasto affascinato, però non è merito suo perché è nata brava, per cui bravissima. La Guarnieri, giovanissima, che è una splendida attrice, ricorda un po' una. Vi assicuro che vedere Laura è venuta da noi accompagnata dal suo partner, da Romeo e da altri attori della compagnia di Patroni Griffi, è stata davvero un'emozione. Vedere questi ragazzi che fanno il teatro con tanto talento, con tanta classe, con tanta anche tecnica, perché Patroni Griffi è un grande maestro anche di tecnica, di teatro, è davvero stato per tutti noi qui al Tappeto Volante molto emozionante. In bocca al lupo, meriti molta fortuna. Grazie mille.